questo grafico vedete fasce di colore, quella verde nella quale oggi non è nessuno, poi gialla, arancione, rossa e diverse curve di contagio. Come potete vedere, la curva che supera, cioè quando si supera la fascia rossa, poi si deve rientrare ed è naturale che ci sono curve che hanno un andamento più basso, che sfiorano di poco il limite, lo superano di poco e rientrano prima di quelle che devono compiere un percorso più lungo perché la curva è andata più in alto. E ci sono regioni che sono entrate in fascia rossa avendo più di 2 di R con T, la saturazione prossima o addirittura superiore al 100% dei posti letto di terapia intensiva o di area medica. È evidente che quelle regioni, prima di ripristinare condizioni di sicurezza, necessitano di maggior tempo rispetto a chi, quando si è accorto che stava per superare, anche con qualche ora di anticipo, diciamo, del momento in cui lo certifichi, ma guardando le curve e capendo la dinamica, ci entra, e quindi ci entra per poco e per forse chiedere un giorno o due di minore permanenza non è un delitto, non è un crimine, non è un reato penale né una grave offesa della Costituzione e dei poteri. Peraltro, insieme a questo, noi lo rivendichiamo di non aver dovuto attendere la burocrazia ministeriale per entrare in zona rossa, e abbiamo fatto bene perché parlano i fatti, e pensiamo di poter fare con sesto senso di responsabilità e serietà lo stesso percorso inverso, usando buonsenso e un esercizio responsabile delle nostre funzioni. Peraltro noi abbiamo accompagnato questa fase da operazioni straordinarie come quella dello screening. Noi abbiamo fatto uno screening che sta portando a decine di migliaia, ad oggi sono 85.620 le persone che sono state sottoposte a tampone antigenico rapido nella provincia dell'Aquila, che si sta ancora proseguendo anche oggi e domani in alcuni comuni, soprattutto nei principali. I casi complessivi positivi sono 295, abbiamo individuato quindi quasi circa 300 persone che giravano asintomatiche e le abbiamo isolate precocemente e preventivamente. La percentuale è molto inferiore all'1%, sta intorno anche sotto lo 0,5%, forse è 0,4%, non mi è stata scritta ma potete ricavarla. Il che indica che, ad esempio, rispetto ai nostri amici gemelli di Bolzano che hanno fatto lo stesso screening e che hanno trovato l'1% della popolazione positivo, forse questa circolazione del contagio è meno diffusa di quanto si poteva temere, e comunque la stiamo contrastando anche con metodi importanti. Abbiamo dati, questo è il dato dell'R con T a 0,9, vedete, questa è la collocazione della regione Abruzzo in una scala di, no, graduata. Siamo esattamente, come dire, a metà classifica, la vogliamo chiamare così, metà classifica, comunque nella media di tutte le regioni.